fanciulle eccoci finalmente con il video del setup con il kit planner society uh, mi scuso per il tono di voce parlo col naso praticamente ma allergie e asma mi stanno dando del tuo oggi e quindi sono KO, ho un'emicrania da morire però mi sono messa in testa che oggi dovevo fare questi due video il primo già online che è appunto sul kit della planner society del mese di aprile e ora vi mostro il setup questo è il travel che vi ho mostrato ieri mm, nel video live è il travel che ho preso da aliexpress e eh, lo amo è favoloso profuma tantissimo arriva già con qualche inserto altri li ho aggiunti io però è una cosa meravigliosa veramente per quel che costa poi questa rosellina l'ho presa su AliExpress, questo qui, questo charm pendente l'ho fatto io e la chiave l'avevo ma non ricordo assolutamente dove l'ho presa. Allora, qua sopra troviamo un, una clip con un, una lapina, no, la lapina e l'altra, comunque con questo che ho fatto io e qui c'è la chiusura. Andiamo subito ad aprirla. Sistemo l'inquadratura così vedete tutti, più o meno, spero. Ok, se sentite abbagliare sono i miei cagnolini. E iniziamo subito. Ho fatto questa mh, card, diciamo, perché come pagina iniziale avevo questo di qua che è un porta sticker, porta documenti. Ma non mi piaceva che all'apertura si vedesse soltanto quello. Quindi ho creato questa qui con una delle carte. Ho messo del washi tape. Tutto Inerente al kit, ho messo una card e dei, degli abbellimenti vari. Il retro della, card è qua, della carta è questo, e qui ho messo i, i sticky note, <ride> penso si chiamino così. Qui abbiamo appunto un inserto questo qua plasticoso dove ho inserito dentro degli stickers. È tutto tema vintage perché mi piace proprio. Che si abbini con il colore del travel e penso che il vintage questi colori così stiano benissimo, e uh, l'ho inserito qui, come vedete, c'è l'apertura qua di lato e poi è in corrispondenza dall'altro lato, che vi mostro. Questo qui è un, un inserto che io ho rivestito con la carta che racchiudeva tutto il kit. Uh, come di solito non si sa mai che cosa fare con queste carte. Io <ride> ho pensato di rivestire il primo. Degli inserti ho messo appunto una card, ho messo il tab in questo modo e è nulla. Questo qui è l'inserto. All'interno ho messo l'inserto con la lista che è più piccino, però lo tengo qui, tanto è nella sezione personale. Ho voluto fare un Ora il video perché comunque stavo fremendo veramente per poter iniziare il travel e quindi, dato che ci sono varie sezioni un po' personali, ho preferito prima girare il video. Questa qui è il retro dell'inserto, e questa è la taschina iniziale che avete visto che finisce con la zippetta. Dove dentro ho messo altri stickers. Questo invece è il scusatemi, ce la posso fare. Questa invece è la parte. Questa è la prima, e in corrispondenza con questa. Che ne ho fatto, ci ho fatto anche una taschina con dei ritagli avanzati di altre carte, non si butta via nulla. Ho messo all'interno questa card che ho ritagliato sempre di riciclo, diciamo così, perché c'erano gli abbellimenti, credo. Questa qui l'avevo. Quest'altra card. Ho messo la clip con uh, l'insettino che non mi viene come si chiama, libellula la credo. E ho messo qui la petta. Poi andiamo avanti. Quest'altra taschina era all'interno del travel. E ho inserito dei simple di washi tape. Andiamo avanti. Troviamo questo portapenne che ho fatto io in maniera molto grezza, però non mi dispiace. Dopo ho messo la penna. Ho fatto questo qui era un altro inserto che faceva parte del travel e io l'ho rivestito anch'esso con la carta e ho applicato mh, le carte decorative e i vari abbellimenti anche qui il tab con le scritte sempre del kit questo è il retro e questo qui è l'altra parte della taschina dove ho messo prima i washi qui ho messo alcuni stickers e così varie questo invece è un inserto che è quello che ho trovato nel travel di AD Swap scusatemi ma sono proprio K.O. e appunto ho messo il nome calendar, ho fatto eh, il, il tab tono su tono, mi piaceva la costante anche perché poi se cambio gli inserti, almeno qui è tutto scuro, quindi bene o male stacco tutto, e ho messo il cavallino con la card e altri abbellimenti vari, e infatti questo qui è quello di AD Swap, e qui c'è il retro, Sicuramente aggiungerò qualche altra cosa, sicuramente ne sposterò altre, ma al momento mi ritengo alquanto soddisfatta, soprattutto perché comunque ho fatto il setup veramente alla velocità della luce, ma davvero non vedevo l'ora di iniziare il mio travel. Quanto mi piace dire travel. E quindi ho fatto il più veloce possibile. Ditemi cosa ne pensate. Se avete suggerimenti, sono ben accetti. Se vi piace il, il mio setup, spolliciate, mi raccomando. E mi fa tantissimo piacere leggere i vostri commenti al di sotto del video. Quindi, se ne volete lasciare, sarò ben felice di leggere e di rispondere. Vi auguro un immenso bacio. Vi saluto. Vado a buttarmi a letto perché sto sparendo. E vi mando al prossimo video. Ciao!